Ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Giusy, sono un'educatrice sociosanitaria e pedagogica. Oggi siamo qui perché voglio continuare a parlarvi di routine come abbiamo iniziato nello scorso video. Quindi vi fermo subito, se non avete visto il video precedente, è questo qua e vi invito ad andare a vederlo. Ve lo lascio nel box informazioni, perché in questo video vi ho spiegato perché le routine siano importanti nella vita di una persona per il proprio benessere emotivo e fisico. Oggi invece proseguiamo nel discorso. Facciamo un passo avanti e voglio parlarvi delle caratteristiche che deve avere una routine per essere perfetta. E poi anche su questo termine che noi utilizzeremo come perfect ci torniamo e lo approfondiamo. Ma prima volevo assolutamente ringraziare e salutare tutti i nuovi iscritti. Stiamo veramente crescendo come gruppo su YouTube, come canale, giorno per giorno. Abbiamo da un po' superato i 10.000, abbiamo superato i 10.500 e quindi grazie, grazie davvero a tutti per i commenti, per seguirmi, le persone che mi hanno chiamato per essere seguite personalmente. Quindi grazie a tutti. Sono davvero davvero contenta di esservi d'aiuto e poi spesso anche voi siete d'aiuto a me con i commenti perché mi fate riflettere su tanti aspetti del mio lavoro. Ma iniziamo subito. Allora, abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, che le routine sono importanti per il benessere emotivo e per la nostra gestione quotidiana, perché ci aiutano ad essere più consapevoli, ad essere più intenzionali, ad essere più efficaci nella vita di tutti i giorni, anche a risparmiare tempo e energie, ad avere una vita più sostenibile e più soddisfacente. Lasciare tutto all'improvvisazione, alla scelta impulsiva, può essere, oltre che molto faticoso e un inutile dispendio di energie, può essere anche molto rischioso. Ecco che oggi allora parleremo del come debba essere una routine perfetta, efficace. Iniziamo subito da questo termine. Ci aiuteremo oggi nel discorso con la parola perfect, che vedrete qua nella mia lavagna immaginaria. Ho scelto di utilizzare questa parola, questo acrostico, proprio perché ci aiuta a richiamare velocemente i concetti e ricordarceli poi nel prossimo futuro, quando dobbiamo e stiamo lavorando sulle nostre routine. E poi perché ci aiuta subito subito a capire un primissimo concetto fondamentale. La parola perfect ci aiuta a capire che una routine per essere perfetta non deve essere perfetta, cioè la perfezione non esiste. Ormai, se mi seguite sul canale, questo aspetto lo sapete, lo ripeto spesso. Qualcosa di perfetto, inteso come rigido, immutabile, statico, non c'è per niente d'aiuto, anzi, potrebbe ritorcersi contro e avere molti rischi, ma ne parleremo nel prossimo video. Non è che quando riusciamo a costruire, ad autodeterminare la nostra routine, allora basta, siamo a posto a vita, perfetti, chiuso baracca e burattini, questa sarà la mia routine, le mie abitudini a vita. E sono a posto. No, se lo fate da soli o con il supporto e l'aiuto di un professionista, la prima cosa da capire è che io costruisco la mia routine adatta adesso, per me, in questo momento, per quello che è il mio contesto. Ma andiamo con calma, adesso questo concetto lo chiariamo bene, aiutandoci appunto con il nostro acrostico perfect. Per cui utilizzeremo delle parole chiave che ci accompagnano nella riflessione. Allora, la P di perfect sta per personalizzabile. Una routine per essere efficace, utile, sostenibile e darci benefici deve essere personalizzata, personalizzabile. Non esiste una routine perfetta per tutti e non esiste neanche una routine perfetta per quella persona per tutto il corso della sua vita. Ognuno ha i propri bisogni, le proprie necessità, le proprie aspettative, le proprie richieste ambientali, quindi è importante che la routine, proprio come un vestito, vada costruita, creata su misura. È per quello che anche quando si chiede aiuto a un professionista, non è che il professionista arriva con la sua routine bella che è impacchettata, tieni, questo funzionerà per te perché ha funzionato anche con le 10 persone precedenti che ho visto prima di te. No, la routine va costruita insieme attraverso un percorso, poi vediamo. Magari nel prossimo video potrei fare anche un video su come si costruisce, cioè sulle fasi di costruzione. Ok, mi è venuto un altro. Quindi, rispetto al costruire delle abitudini, delle routine, è importante che siano costruite e siano fatte delle scelte
in funzione di quella specifica persona. E qui arriviamo alla prima E, la E di educazione. È importante che nel processo costruttivo delle abitudini e delle routine la persona si educhi o sia educata. Cosa vuol dire? Vuol dire che la persona deve avere una mente aperta, curiosa, deve volersi informare, avere nuove nozioni, formare rispetto alla propria crescita personale, magari anche a nuove conoscenze scientifiche delle varie discipline della salute. È importante appunto sapere effettivamente cos'è che in generale fa stare bene, magari anche conoscere e confrontarsi anche con altri e routine di altri, sempre comunque nel rispetto di quello che va bene per noi e che per noi è importante. È importante anche fare un percorso educativo per capire quali sono i propri bisogni, i propri limiti, le proprie fatiche, le proprie barriere all'uso delle abilità che ci impediscono di essere costanti motivati in una routine. Per questo possiamo comunque leggere, informarci, fare corsi o chiedere direttamente aiuto a un professionista. E qui arriviamo alla R che sta per rete. È importante nella costruzione di una routine, ma anche nel mantenimento di una routine, la rete che c'è intorno a noi, perché le persone che ci sono intorno a noi possono o farci da supporto, quindi sostenerci, motivarci quotidianamente o anche nei momenti di maggior difficoltà, oppure a volte possono anche un pochino remare contro, fermarci, trascinarci verso il basso. Quindi è importante essere consapevoli delle persone di cui ci circondiamo. Se sono persone positive che fanno il tifo per noi, che magari ci aiutano anche a livello concreto, pratico, quotidiano. Oppure se sono persone con cui magari non condividere, tenere anche solo temporaneamente lontano dalla nostra quotidianità. Da chi è formata questa rete di supporto? Sicuramente dai familiari, ma anche da amici, da persone che condividono i nostri interessi, anche se non sono necessariamente i nostri amici, e perché no, insomma, dai professionisti. Arriviamo adesso alla F e la F sta per flessibilità. L'abbiamo detto, l'abbiamo già accennato un pochino all'inizio, abbiamo detto appunto che una routine deve essere personalizzata, ma una routine non è che una volta che è personalizzata e va bene per me in questo momento, deve rimanere rigida e immutabile nel tempo. La routine deve essere anche flessibile, cioè deve continuamente adattarsi ai miei nuovi bisogni, necessità, richieste ambientali, perché nelle mie diverse fasi di vita cambieranno sicuramente e quindi è normale che una routine che andava bene per me a 15 anni non andrà bene a 18, ma forse neanche a 16, 17, a 20, a 25, a 30, a 50, a 70. Quindi è importante continuare ad automonitorarsi, ad ascoltarsi ed essere disposti continuamente al cambiamento. Questa è la flessibilità. Quindi all'interno di una routine che deve avere sì la sua struttura, dobbiamo essere dialetticamente aperti anche al cambiamento. E arriviamo alla seconda E. La seconda E sta per engagement. Perdonatemi la pronuncia terribile, engagement. Scusate, volevo trovare tutte parole italiane, ma non ho trovato una parola italiana che rispecchiasse questo concetto dell'engagement. O meglio, l'ho trovata, ma non iniziava con la E. Allora, possiamo tradurre in italiano engagement con coinvolgimento, ingaggio proprio. La E si avvicinava alla parola entusiasmo, però secondo me limitava un pochino il concetto. Quindi l'engagement appunto è l'entusiasmo, il coinvolgimento, la motivazione, il sentirsi presi dalla nostra routine, dal processo della nostra routine. Questo è importantissimo perché una routine sia efficace, utile. Se non c'è questa attivazione emotiva, questo coinvolgimento, non riusciremo ad aderire nel tempo alla routine. La routine deve avere dei benefici da subito, ci deve piacere da subito. Basta con il concetto che per ottenere dei risultati nella vita deve essere tutto lavoro duro, sacrificio e fatica. Un po' di fatica, sì, certamente, tutte le cose belle sono anche faticose, però quella fatica che ci dà soddisfazione subito. Non dobbiamo aspettare di arrivare là in quel posto. È proprio come fare un viaggio, no? Immaginate una scalata in montagna.
Certo che è faticosa, però io mi godo tutto il percorso perché il paesaggio è bellissimo e ho dei benefici lungo tutto il percorso. Non è che sono in un tunnel nero e vedrò il panorama solo alla fine della scalata. Ecco, questo è l'engagement, cioè sentirsi coinvolti e motivati lungo tutto il percorso, e questo è fondamentale. E per far questo arriviamo alla prossima parola, che è la nostra C, che è consapevolezza. È fondamentale perché una routine sia utile ed efficace che sia una routine consapevole. Quindi è importante, per costruire una routine efficace, ascoltarsi, automonitorarsi, appunto, come abbiamo detto, adattarsi nel tempo. Deve essere una routine che mi rispecchia, che rispecchia i miei bisogni e le mie necessità, e quindi richiede assolutamente consapevolezza. E poi arriviamo alla T di Perfect, che è T di tecnologia. Allora, una routine al giorno d'oggi, per essere efficace, non deve essere, però è bello anche che sia tecnologica, cioè utilizziamo tutti quei supporti che abbiamo adesso tecnologici, nella giusta misura, per quello che ci piace, per quello che ci risuona, però abbiamo a disposizione veramente tantissimi strumenti che ci possono aiutare ad essere costanti, coinvolti e motivati. I timer, tante app sul cellulare di task, di promemoria, gli orologi, gli smartwatch che ci avvisano, ci calcolano i tempi, supporti anche vocali, non lo so, mi viene in mente anche Alexa, che ogni tanto ci ricorda qualcosa, o comunque tutti quegli affari che simili ad Alexa. Adesso non voglio fare pubblicità e prediligere uno piuttosto che un altro, ci mancherebbe. Però ecco, ricordiamoci che la tecnologia ci può assolutamente aiutare. Per chi invece piace il vecchio caro cartaceo, assolutamente possiamo utilizzare anche orologi classici, agende, post-it, supporti cartacei più concreti, meno tecnologici di altri. Ecco, ognuno trovi il suo spazio e il suo modo. L'importante è comunque capire che qualcosa di esterno ci può aiutare, come ci può aiutare la rete, che abbiamo detto prima, ci possono aiutare anche degli strumenti, degli oggetti. Bene, spero davvero di averti passato qualche concetto utile. Quello più importante di tutti è che la routine, per essere perfect, non deve essere perfetta, ok? Quindi bene anche agli sbagli, agli errori, a 3 passi avanti, 3 passi indietro, ai fallimenti. Giusto l'altro giorno, per questioni scolastiche, i miei figli mi dicevano: "No, mamma, guarda mamma, che io quando sbaglio una cosa poi me la ricordo di più". Sì, è vero, va bene, è proprio così. Quindi via la perfezione, non ci interessa, la lasciamo a qualcun altro. Comunque di questo argomento ne parleremo ancora, per cui vi prometto sicuramente che parleremo dei rischi di una routine perfetta, invece, perché una routine troppo rigida, immutabile, statica può invece essere veramente dannosa per la nostra salute fisica e mentale. Nel prossimo video parleremo di questo. E poi, se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti, possiamo anche iniziare a capire insieme come si costruisce una routine efficace. Chiaro, non sarà mai un video che ti aiuta in modo personalizzato a costruire la tua routine, però. Allora, ricordo che poi le routine sono utili a tutte, a tutti. Anch'io utilizzo routine, quindi per il benessere delle persone. In più, in particolare, ci vuole un occhio un po' più delicato, un'attenzione in più, quando le persone hanno delle fragilità particolari. Disturbi di personalità, vedi il disturbo borderline, difficoltà di apprendimento, la ADHD, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia. Ecco, ci sono delle situazioni particolari in cui le routine possono essere assolutamente utili, ma anche rischiose. Quindi in questi casi un po' più delicati, forse è meglio farsi accompagnare da un professionista, perché appunto, per quanto riguarda la nostra consapevolezza, fare da soli può essere un po' più difficile. Bene, prima di salutarti, ti ricordo che mi puoi scrivere una mail se hai bisogno di me, e che ci sono i miei video percorsi sul sito che puoi acquistare, e vai a dare un occhio perché sicuramente c'è qualcosa che può interessarti e fare il caso tuo. Grazie ancora a tutti gli iscritti al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!